siete video sui preferiti del mese di ottobre. Sì, lo so, scusatemi tanto, sono in ritardo, però ho avuto tantissime cose da fare e in tutto ciò è arrivata anche la mia famiglia a farmi una sorpresa per il mio compleanno e quindi ho dovuto prendere questa brevissima pausa, però rieccomi qui e quindi a mostrarvi i preferiti del mese di ottobre. E come accessorio, la prima, quello che vi mostro è questo fantastico anello che ho preso in un mercatino carinissimo dove mi ha portato una mia carissima amica e ho preso appunto questo anellino che è stradoro, mi è piaciuto tantissimo, l'ho indossato molto molto molto. Poi mi piacciono tantissimo questi accessori gold con delle scritte, che riprendono delle scritte che magari mi piacciono, come per esempio questa qui con la scritta love, e quindi sicuramente questo qui è stato il mio preferito per il mese di ottobre per quanto riguarda la categoria accessori. Poi, per quanto riguarda invece la categoria indumento, quell'indumento che ho utilizzato tantissimissimo è sicuramente stato il blazer di Primark. Lo sapevo, io quando l'ho visto me ne sono stra innamorata e immaginavo che sarebbe stato appunto il mio best del mese di ottobre perché l'ho strausato tantissimo. Io quando inizia l'autunno sicuramente utilizzo moltissimo il nero, però non lo utilizzo singolarmente solo nero, ma appunto lo contrasto con dei colori molto forti o comunque delle tonalità che ci stanno perfettamente. Io comunque mi vesto molto di nero, però appunto vado a spezzare con questi colori, e questo qui mi piace tantissimo perché l'ho potuto mixare sia con i jeans che con le gonne che con gli abitini che con i pantaloni neri, e quindi sicuramente è un capo molto versatile anche con una tonalità abbastanza che si abbina facilmente, quindi sicuramente questo qui è come indumento il mio preferito del mese di ottobre. Invece per quanto riguarda la categoria scarpe, un'altra cosa che ho acquistato sempre da Primark, di cui me ne sono innamorata, sicuramente sono queste scarpe. Le ho utilizzate tantissimo, sono molto comode, sicuramente mettibili con molti indumenti, tra pantaloni, jeans, ma anche con degli abitini quando volevo appunto essere comoda, ma allo stesso tempo fashion, fra virgolette. Ho sicuramente utilizzato queste scarpe che ho trovato comodissime, e poi mi piace tanto questa lavorazione che hanno di finto pitonato, ecco, e le ho veramente quasi già distrutte, però praticamente sono molto belle, e poi vabbè il prezzo era ottimo, quindi cioè, complessivamente è stato sicuramente un ottimo affare di cui me ne sono pienamente innamorata. Per quanto riguarda la categoria profumi, vi mostro una cosa che vi ho già mostrato e stramostrato, però veramente io me ne sono innamorata, ed è sicuramente la candela di Yankee Candle, la Vanilla Cupcake. Adesso per il compleanno me ne sono state regalate altre tre, sono molto molto contenta, però devo dire che le tarte sono veramente fantastiche, come vi ho già detto, e le ho anche regalate infatti a mia mamma perché veramente le stra adoro, e mamma mia, quando sto a casa ho quei minuti per rilassarmi, sicuramente ne accendo una e veramente sono stra fantastiche. Poi invece per quanto riguarda la categoria smalto, ho utilizzato uno smalto che anche questo vi ho già mostrato, ed è questo qui delle Essence, il 144 Black Easy Back, veramente fantastico, la stesura è ottima, il pennello è stratosferico e veramente mi ci trovo molto bene, anche la durata devo dire che è veramente molto buona. Poi io l'abbino con un altro prodotto che vi mostrerò in un video che farò successivamente sui 14 prodotti preferiti che utilizzo tutti i giorni, e devo dire che la combo di questi due prodotti mi piace tantissimo. E poi il nero veramente, che poi era un colore che sinceramente non avevo mai avuto il coraggio di utilizzare nelle mie unghie, e devo dire che veramente si è valutato un colore fantastico che stra adoro, soprattutto in questo periodo. Poi invece per quanto riguarda la categoria make up, sicuramente in assoluto il miglior prodotto che abbia mai provato è questo kit della Benefit. Io sto adorando singolarmente ogni prodotto, sono veramente degli ottimi prodotti stratosferici, mi piacciono tantissimo, a cominciare dal primer, dal professional, al fondotinta, al mascara che è veramente ottimo, non ho mai provato un mascara così buono, e l'illuminante che applico qui magari
quando voglio dare appunto un tocco di luce al mio trucco. È sicuramente un kit ottimo che ne vale veramente veramente la pena, lo sto adorando e quindi assolutamente promosso come prodotto. Invece per quanto riguarda la categoria beauty vi mostro due prodotti che io sto utilizzando in combo e sono questi qui che propone la Garnier, questi qui l'ultra dolce olio essenziale di lavanda e estratto di rosa. La profumazione è buonissima e l'ho già quasi del tutto consumato, non so se si vede, veramente sto utilizzando tantissimo questa, questa combo, mi rende i capelli luminosi, morbidissimi, profumatissimi, l'ho fatto utilizzare anche a mia mamma, infatti per farglielo provare perché lei non lo conosceva ed è veramente, anche lei l'ha adorato e quindi l'ho convinta anche a lei a comprarlo perché veramente è un ottimo prodotto e che sicuramente è valido. Anche perché comunque ha sempre degli ottimi ingredienti, cioè anche che, cioè, c'è scritto anche qui che è senza parabeni, quindi sicuramente è un ottimo prodotto che vi consiglio se ancora non lo conoscete. Infine, per quanto riguarda la categoria borsa, vi mostro una borsa che vi ho già fatta vedere nel mio What's in My Bag in versione travel, che è questa qui di H&M, che veramente ho utilizzato tantissimo dalla partenza che ho fatto appunto per Londra tutto il mese, perché come vi ho già detto il nero è il mio colore base dell'autunno, ma anche inverno, mettiamocelo sì, e quindi sicuramente questa borsa è stata una grande salvezza in questo periodo, ma non solo, perché già ce l'ho da più di un anno e quindi comunque la utilizzo tantissimo, mi ci trovo molto bene, è molto capiente, molto, molto comoda, poi alla tracolina come vi avevo già fatto vedere, quindi sicuramente quando mi viene pesante portarla così nel braccio, perché le porto comunque tutte nel braccio, e quando io decido di non portarla appunto nel braccio, sicuramente messa a tracolla è comunque molto comoda e per il prezzo che aveva è sicuramente un ottimo prodotto, però comunque adesso non credo sia più in vendita, anche perché molto tempo fa l'avevo vista pure scontata, mi sa 10 euro, io l'ho presa a prezzo pieno, però comunque era un prezzo vantaggioso e sicuramente l'ho strausata e quindi l'ho adorata per questo mese di ottobre. Quindi per quanto riguarda i preferiti del mese di ottobre è tutto, io vi ringrazio e vi aspetto al prossimo video, un grandissimo bacione, ciao!